Sì. Prego. Posso? Sì, sì, prego. Prometto per i miei, per esempio, dello sport, in bocca al lupo. Grazie, che è come prima. No, ma la domanda è un po' d'obbligo, nel senso che ci racconti un po' le emozioni, le sensazioni, ecco. Sì. Dopo questo periodo, un po' anche per familiarizzare, diciamo, con un gruppo, con una squadra, in previsione del ritorno in campo, insomma, chiaramente tutti questi mesi lontano, che la realtà più giocato, che credo che un professionista in assoluto sia la cosa più brutta, perché sono sicuro del tenato. Sì, sì, no, l'emozione è tanta. Non ti nascondo il fatto che dal primo giorno che sono arrivato, che la prima persona che ho conosciuto è stato mister Padalino, che, apro una parentesi, per me è un allenatore che fra un po' potrà, secondo me, allenare categorie superiori, perché è un grande uomo per quello che ho potuto conoscerlo e mi ha dimostrato questo, e sono contento di averlo conosciuto, è un grande allenatore, veramente. Questi giorni che sono venuto qui ad allenarmi ho potuto ammirare la sua determinazione e la sua bravura, quindi quella è una cosa solo che è positiva. Poi per quanto riguarda me, dal primo giorno che sono arrivato nello spogliatoio, dopo un po' di tempo che non vivevo, l'emozione c'è stata. Non so se qualcuno se ne sia accorto nello spogliatoio, ma penso di sì, immagino di sì. E quindi niente, poi l'emozione è normale, è stato l'impatto che è stato quello lì, un po' molto emozionante, dico la verità, anche se io nascondo facilmente. Però poi niente, poi è subentrata subito la voglia di stare sul campo, di allenarmi, quindi l'impatto è stato più che positivo. Poi è facile ambientarsi e star bene con un gruppo del genere. E niente, poi ti ho detto, quindi sono molto contento dell'impatto, e quindi non posso fare altro, cioè ho visto tutto positivo. Diciamo, c'è un elenco di buoni propositi adesso per la nuova stagione, quali sono i tuoi obiettivi, le aspirazioni, i sogni? Ma gli obiettivi, l'obiettivo è il Foggia Calcio, che ha un progetto importante, un progetto di far vedere che si può vincere e bisogna vincere. È chiaro che io da quando ho iniziato a giocare a calcio la cosa che ho pensato subito è che per vincere bisogna stare tutti uniti, sia stampa che tifosi, e bisogna navigare nella stessa direzione, perché non sempre è facile ottenere tutto e subito. Durante un anno capitano momenti negativi, però là bisogna essere forti e stare uniti e elogiare sempre la squadra, e di conseguenza la squadra ha sempre più stima dei tifosi, quindi quella è alla base. Poi è chiaro, se il progetto è importante, io l'ho potuto vedere con i miei occhi, perché ho capito dal primo giorno che c'è voglia di far bene, c'è voglia di lottare, c'è voglia di vincere. E io sono uno che non si tira mai indietro. Senti, un anno e mezzo sono tanti lontano dal calcio. Sì. E anche forse ti hanno causato tanti pensieri, tanto tempo per pensare, per riflettere. Cosa ti è passato nella testa in quell'anno e mezzo di assenza? Ma guarda, ti dico, ormai il passato è passato, cioè nel senso oggi conta il presente, che è il Foggia. La cosa che ti posso dire è che adesso ho una bambina, come poco prima vi stavo dicendo, una bambina piccola che è stata il punto di ripartenza, e il mio punto di forza attuale, e lo sarà ancora per tanti anni. E quindi adesso quello che conta è mia figlia, la mia bambina e il Foggia Calcio, che è il presente. Il passato è inutile stare a parlare, a pensare, ormai fa parte del passato, e poi guardiamo, ma oggi Narciso è del Foggia, e qua devo ospitare sangue, tra virgolette. Senti, prima i microfoni spenti ci raccontavi anche dei rapporti con il Foggia nel passato. Sì. Abbiamo ricordato un rigore in particolare. Sì, sì, infatti, io quando giocavo alle Martina Franca, sì, che appunto mi fece gol Marocco, il portiere. Per un portiere, prendere con un altro portiere non è bellissimo, dico la verità. Però alla fine ha tirato e mi ha fatto gol, quindi ho questo ricordo del Foggia. Però ho anche un altro ricordo di quando sono venuto sempre a giocare qui con Martina Franca, dove c'erano dei tifosi veramente da brividi, nel senso che è risaputo che il Foggia Calcio ha dei tifosi veramente molto calorosi, e questo non può fare altro che un'arma a favore, nel senso che giocare con questa maglia,
determinate condizioni, per un giocatore che ha personalità non può fare altro che migliorare, è una forza in più. E proprio mi ricordo quando ci ho giocato qui contro, l'ho visto sulla mia pelle, di giocare sotto la curva con la gente a favore è un discorso, contro secondo me fa fatica tutti quanti. Ma dato che sei già stato in un club importante come Bari, a primo impatto quali sono le differenze tra la cultura, diciamo, barese e quella foggiana che si trova? Ah, ok, ma io guarda, a livello personale io a Bari ho vissuto la prima squadra per 3 anni, nel senso che ho fatto la primavera e ho vinto tutto con la primavera, poi mi sono affacciato in prima squadra e ho avuto la fortuna anche di giocare in Serie A, anche se, ripeto, nel senso che avrei preferito aspettare a fare quelle sorti perché venivo da un momento molto particolare, perché avevo perso mio padre, quindi non era facile. Però l'ambiente di Bari è un ambiente che offre al giocatore quello che offre qualsiasi piazza a un professionista, nel senso che io sono del parere che se un giocatore è professionista a 360 gradi, le emozioni belle le vive dappertutto e le emozioni brutte le vive dappertutto, quindi sono due piazze importanti, il Bari in Serie B, ma il Foggia ci arriverà, quindi qual è il problema? Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao. Benvenuto in bocca al lupo. Grazie, che bello. Come e quando è nata questa chance, questa possibilità di giocare a Foggia, e se nelle scorse settimane altre società ti avevano sondato, insomma, se erano interessate? Sì, è nato quando mi ha contattato il direttore sportivo di Bari, che mi aveva chiesto se c'era la disponibilità da parte mia di venire giù ad allenarmi e vedere, perché giustamente dopo 15 mesi fermo ci può stare, sia da parte mia che da parte loro, ci siamo viste a vicenda, ecco. Quindi ho preso subito con entusiasmo la chiamata, anche se c'erano altri contatti con altre squadre, però non vi nascondo il fatto che la categoria mia qualcosa c'era, nel senso che vengo dalla B, quindi ero in attesa di qualcosa, però poi ho preferito venire giù a Foggia, mi sono allenato e ti ho detto, poi una volta che sono entrato nello spogliatoio ho visto tanti bravi ragazzi, tanto entusiasmo, poi con un mister così pieno di grinta, di voglia, ti trasmette tanto, non ho avuto dubbi sulla scelta, anche se effettivamente la scelta più concreta è stata Foggia, nel senso le altre soluzioni c'erano, erano tutto un punto interrogativo. Potevo aspettare, ripeto, forse se avrei aspettato avrei potuto rientrare nella Serie B, nel senso che io parlo nella mia categoria perché ho lasciato quando mi hanno squalificato in Serie B, quindi. Però ti ho detto, quando sono arrivato qua, cioè, l'idea è stata subito quella di stare a Foggia perché mi è piaciuto subito tutto. Senti, sicuramente ti sarai allenato in questo anno e mezzo, sì, mantenuto un attimo in forma, però penso che la gara reale, sì, di campionato sia qualcosa di diverso. Sì. Consenti un'aggiunta, ecco, mi sembra che tu abbia avuto proprio un allenatore tuo, insomma, sì, tuo, cioè, infatti questi 15 mesi ho avuto la fortuna, perché a questo punto devo guardare solo le cose positive, perché è così, la fortuna di, ripeto, di vivere delle nuove esperienze con gente che non c'entra niente col calcio, ma con comunità e così, perché l'ho sempre fatto, quindi mi ho approfittato per viverla ancora di più. E ho avuto la fortuna di conoscere una grande persona, anzi ho conosciuto due grandi persone, che non a caso ho avuto la fortuna di conoscere a 32 anni delle persone vere. E uno è proprio Raffaele Nuzzo, che è un ex portiere dell'Inter a cui devo tantissimo, che mi ha fatto entrare nel vero calcio, tra virgolette, perché lui a Reggio Emilia ha una scuola calcio e mi ha permesso di allenarmi tutti i giorni, mi ha permesso di allenare anche i bambini con lui insieme, quindi veramente ho visto delle cose bellissime, veramente, perché stare a contatto con i bambini è la cosa più bella che c'è. Quindi con lui, che mi ha dato una grande forza, mi ha trasmesso tanta serenità, che nel periodo avevo bisogno di serenità, e quindi grazie a lui ho potuto allenarmi tutti i giorni. Chiaro che il ritmo partita, non ho mai giocato una partita da quando sono stato fermo. Però ripeto, fisicamente sto bene, l'impatto
con la piazza è stato positivo, quindi adesso ci sono ancora un altro po' di giorni per continuare a allenare a certi ritmi. E poi niente, poi quando arriverà la partita, ti ho detto, quando c'hai fame, hai voglia, hai cattiveria, anche se stai fermo un po' di tempo, lo metti tutto da parte, perché quando scendi in campo, ho detto, io sono così, sono molto istintivo e ripeto, quando ho visto il campo in erba, che mi sono dovuto allenare di nuovo, non vi dico le emozioni che ho provato, quindi per me non è un problema. È chiaro che sicuramente un conto è dirlo, un conto è farlo, però farò il massimo per stare subito bene. Però secondo te quale aspetto sarà predominante da riuscire a superare al ritorno in campo? Su quale aspetto dovrei lavorare? E ti chiedo se ti ricordi l'ultima partita che hai giocato questa. Ma l'ultima partita, guarda, ricordo bellissimo, perché abbiamo vinto a Varese 3-1 su un campo difficile, dove a noi del Grosseto dovevamo vincere per forza per salvarci, quindi, ed era, mi sa, la penultima partita, perché poi l'ultima è stata con l'Empoli, sì. Il ricordo più bello è che stavo quella partita lì, che ci siamo salvati in un campo difficilissimo, dove sono uscito anche tra i migliori, quindi quella è una cosa a mio favore. Però l'importante è che abbiamo vinto e ci siamo salvati tranquillamente. E poi, ti ho detto, l'aspetto che deve incidere, cioè, l'importante è star bene con la testa, quello è quello, sto bene. Poi ti ho detto, quando c'è una figlia l'energia aumenta, la forza aumenta, quindi poi è chiaro, più ti alleni con la squadra, più fai partitine, più fai tutto viene automatico, quindi l'importante è starci con la testa, io sto bene, sono tranquillo e non vedo l'ora di cominciare. Senti, se non sbaglio hai conosciuto la C2 solo così poco di sfuggita a Gubbio, 10-15 anni fa, sì. Qualche presenza, quindi la ritrovi dopo molto tempo, però la categoria ha molto cambiato quest'anno, insomma, non ci sono vie di mezzo, come vedi questo campionato? È un campionato difficile, come tutti i campionati, perché ogni campionato ha le sue squadre più forti, ogni campionato ha le squadre più debili, ogni campionato ha i pro e i contro. Sicuramente non l'ho vissuta mai, in quanto ho giocato sempre in categorie superiori. Però ti ho detto, mi sono subito interessato alla situazione, nel senso che mi sono subito informato, i giocatori di altre squadre sono uno così, devo capire subito, entrare a pieno nella categoria. Sicuramente è un campionato difficile come tutti, quindi se non ci sei con la testa non fai bene né in Serie A, né in Serie B, né in Serie C, né nei dilettanti. Quindi va affrontato con tutto il rispetto, anzi ancora di più. Narciso portiere, che portiere è? Su quali doti fa leva da un punto di vista tattico, tecnico e del modo di stare tra i pali, quindi anche dal punto di vista politico? Narciso è un portiere lavoratore, è un portiere che fa della sua forza il lavoro sul campo, è un portiere che ama stare col gruppo, è un portiere che stimola il gruppo, è un portiere che vuole ricevere dal gruppo, è un portiere che si mette a disposizione di tutti, da tutti intendo tutti quanti che fanno il complesso Foggia, è un portiere che dà il massimo sempre. Poi le mie caratteristiche, cioè, che dire, vedo di fare il meglio di tutti, ma guarda, questa è una domanda che molte volte mi hanno fatto, dice uno se sei più forte non importa se le palle, secondo me non è tanto capire dove sei più forte, perché alla fine un portiere, se sta bene e sta bene con le gambe, c'è una partita che ti può fare 10 uscite, la partita dopo che ti senti un po' le gambe un po' meno forti ne fai meno. L'importante è star bene, quando stai bene, ti ho detto, fai bene. È chiaro che ci sono tante componenti che devono andare nella stessa direzione, però star qua a dire qual è la cosa che preferisco, guarda, io devo fare il meglio, il portiere deve fare un po' di tutto, no? È chiaro che spero che non ci sia nessun tipo di problema, è chiaro che nessuno è Superman, i gol si prendono sia in A che in C, in D. L'importante è prendere il meno possibile e trasmettere alla squadra un po' di esperienza. Senti, hai detto prima, il passato è passato, però insomma a me corre l'obbligo di domandarti, poi se hai voglia sì, mi rispondi o meno. Come hai vissuto tutta quella vicenda? Se hai da fare delle considerazioni in merito e come ti affacci a questo cammino del dopo rispetto a ciò che è accaduto, in un mondo che si sa quello del calcio, insomma un po'...
c'è tanta ipocrisia, quindi insomma, no, guarda, è facile. Ti rispondo semplicemente dicendo, guarda, che parlare del passato non ha senso, secondo me. Non ha senso, cioè, ho detto, io ho preso tutto quello che di positivo che si può prendere quando uno non sta benissimo. Positivo che ho incontrato della gente fantastica che, ripeto, mi sono stati vicino, mi hanno permesso di conoscere mondi nuovi che non conoscevo assolutamente, quindi sono contentissimo per quello. E poi ho detto, mi è arrivato la bimba che per me è la forza in più e basta, guardiamo avanti e guardiamo al presente. Stare a parlare del passato, secondo me, che alla fine è sotto gli occhi di tutti, quindi non ha senso. L'importante è dimostrare come ho sempre fatto. La seconda persona di cui parlare prima è la, okay, la seconda... la seconda persona è un mio amico, Michele. È un mio amico che ho avuto modo di conoscere quest'anno perché c'era un'amicizia in comune con mia moglie, con sua moglie, e niente, è stato veramente una grande persona. Quelle amicizie che nascono così per caso e che spero che mi porterò per sempre, perché veramente è una grande persona, anzi, che se leggerà che ho parlato di lui mi chiama ancora di più. No, però veramente è una persona che mi ha dato tanto, è nata una bellissima amicizia. Non vi dico il cognome, tanto mi portate Michele, e quindi ci sentiamo tanto, veramente. Cioè, per me mi fa strano, perché abituato a stare nel calcio, di solito senti sempre i giocatori, gli amici si fanno nel calcio, nel senso, anche se sono pochissimi, anzi nulla, solo colleghi, poi è chiaro, mai dire mai, quindi avere un'amicizia fuori dal calcio è bello, perché ti ho detto, io sono andato via di casa a 19 anni, le amicizie, quelle di casa mia, di Trani, diciamo che le ho un po' perse, quindi adesso ho avuto modo di conoscere questa persona fuori dal calcio, che mi fa vivere delle situazioni, emozioni che chiunque vive tutti i giorni. E quindi senza stare a parlare sempre di calcio, si parla di tutt'altro, quindi è veramente, sono contento per questo. Ti voglio dire altre due cose. Sì. Prima, se vuoi, sì. Come si chiama la tua bimba? Rebecca. Si chiama Rebecca, è mia moglie, Valentina, perché la forza è loro, attenzione. Io parlo di mia figlia, ma c'è subito anche mia moglie, attenzione. Quello sicuramente, e poi viene mia madre, tutti quanti, però è chiaro, la famiglia, insomma, mia moglie è la bambina. E poi una cosa che ci ha detto l'allenatore Padalino, dopo pochi giorni che tu eri arrivato e avevi iniziato ad allenare, sì, cioè il fatto che c'era stata una reazione molto positiva, sì, da parte di Micali, forse sì, giovane, molto giovane, l'anno scorso ha fatto tanto bene, sì, esploso, sì, e che sin dai primi giorni, come dire, ha recepito il tuo arrivo come anche un'opportunità per imparare qualcosa, cioè... Se tu hai avuto questa impressione, no, quando... che ne pensi di lui? No. Guarda, innanzitutto guardo l'uomo, perché alla fine è un uomo, non è più un ragazzino, ed è un grande uomo, nel senso, un bravo ragazzo, si è messo subito a disposizione. Ho notato anch'io questa cosa qui, però penso che sia normale. Anche io quando, anzi, parentesi aperta, ma grandissima, io ho avuto la fortuna di avere un grande maestro, che è Franco Mancini, che non c'è più, e beh, quindi mi ha dato una grande mano lui a crescere, ho imparato da lui. Io avevo 19 anni e lui era più grande, solo che io ero un po' più fortunato rispetto a Michele, perché c'era Mancini che mi ha insegnato tantissimo e poi è rimasta una bella amicizia e continua per sempre. E Michele l'ho visto così, un ragazzo disponibile che dal primo impatto che abbiamo subito avuto mi guardavo, ci siamo guardati, sai, è normale che quando incontri un portiere che ha giocato qualche categoria un po' di più, qualche anno in più, è normale che tendi sempre a migliorare, ma è giusto che sia così, vuol dire che il ragazzo vuol crescere. E il rapporto è stato sia bellissimo, anche con Monaco, l'altro ragazzino. Quindi, ripeto, io cercherò di dargli, mi metti a disposizione, come già mi sono messo, di aiutarlo con qualche consiglio. E niente, sicuramente sarà una bella coppia, perché al di là del calciatore è un bravo ragazzo. È condivido molto dal punto di vista anche tecnico, oltre che umano, insomma, come vanno le cose. Nicola anche lui è sentito una delle persone che ho sentito per prima, dico la verità. E Nicola è parte che praticamente, a parte la parentesi che lui quando era piccolo, perché anche mio padre era un ex portiere, no? Quindi si conoscevano ai tempi,
però con Nicola ha un rapporto sempre professionale, rispettoso. Non ho avuto mai, ci siamo incontrati quando sempre io giocavo nel Martina Franca, lui giocava nel Taranto, e quando mi ha visto scendere in campo mi sa che è arrivata l'ora di ritirarmi, perché giocavo con tuo padre, se gioco contro di te. Quello è un altro ricordo particolare, però un bravissimo ragazzo, una bravissima persona, adesso è un allenatore molto professionale, dove ho avuto modo di vederlo sul campo, io provarlo sulla mia pelle, perché è molto preparato, sicuramente ci troveremo molto bene. Conosci già qualche giocatore della Rosa, oppure c'è già avuto esperienza? Guarda, ti sono sincero, non conoscevo nessuno, nel senso che, ripeto, perché giustamente stando in Serie B guardi sempre quelli della tua categoria, anche se ogni tanto è normale, vai a vedere i risultati, ma non i nomi. È chiaro, adesso che giocherò nel Foggia, gioco nel Foggia, è normale, conoscerò tutti quanti, perché sono uno così. Però vedi, ragazzi, è bastato dal primo giorno che sono arrivato, mi hanno accolto benissimo. Detto un bellissimo gruppo, quindi ci ho messo poco a conoscere, nel senso che siamo messi tutti a disposizione, e anche io sono a piena disposizione di tutti quanti. Devo darti un'ultima domanda. Però ci sono molti giocatori bravi, ecco. Se volevi sapere questo, sì. Il mio parere, poi ognuno si può sbagliare, però per me ci sono dei ragazzi molto interessanti. Un'ultima domanda, però da parte mia. Il discorso di questo campionato di vecchia C2, che è così particolare, c'è una roulette russa, 9 eccetera, annunci e 9 rischi. Nell'ottica anche insomma del Foggia, che indubbiamente ha fatto tanti sacrifici, compreso un grandissimo sforzo per ritornare nelle serie professioniste, quindi è un'annata ancora più, diciamo, chiave, no? Per questa società, per questa piazza. Sì, sì. È sicuramente un'occasione importante, perché dall'anno prossimo cambierà la C, quindi la riforma, quindi è un'opportunità per entrare a pieno nel calcio importante, perché chiaramente ne saliranno 9, quindi c'è una grossa possibilità di farcela. E, ripeto, il progetto è un progetto importante, la squadra c'è, il mister tantissimo, che è la forza in più, e quindi niente, bisogna cercare di centrare l'obiettivo. Ripeto, durante un campionato possono succedere, può succedere di tutto, dei momenti negativi, però l'importante per vincere, secondo me, è stare tutti nella stessa direzione. E anche quando può capitare che qualcosa non va, lo dico perché mi è capitato in passato entrare in piazza dove appena perdevi una partita, subito la stampa conto, un casino. Cioè, invece, secondo me, la cosa più importante è far una famiglia tutt'uno, e sicuramente si supera tutto, e andare fino in fondo cercando di centrare l'obiettivo. Questo è quello che ho pensato io e penso tuttora. Però ti ripeto, il progetto è importante, c'è voglia, c'è fame, e quindi è bello per quello. Al di là del fatto che lo aveva fatto anche tuo papà, perché hai scelto di fare il portiere? Perché ti piace tanto questo ruolo? Magari a quale portiere, quando eri più ragazzino, ti sei ispirato, ancora adesso? Sì. Guardi con... Sì, guarda, ho fatto il portiere, vabbè, avendo papà che era portiere, è normale che, anzi, ho cominciato come terzino sinistro, dico la verità, però purtroppo il carattere è un po' troppo irruente, un po', sai, ho preferito andare in porta. Poi giustamente stando in porta avrei potuto subito avere dei consigli diretti, e poi è andata così. Anche se, ripeto, fino all'età di a 17 anni mio padre non ha mai venuto a vedermi una partita, quindi ho fatto tutto da solo. Poi purtroppo quando doveva venire è mancato, quindi è nata così. Scusate ragazzi, ma è già oltre orario, altrimenti vi fate discutere col mister. Mi aspettate un attimo che vi devo... No Lello, facciamo la conferenza stampa, ci sono tutte le televisioni, me lo dicevi all'inizio, la facevamo. Ma sei arrivato dopo la conta, ho capito, no? Ma siamo stati fermi tanto tempo qua nel frattempo che io andavo a prendere la maglia. Mi dicevi Arianna, mi ispiro? A me è sempre piaciuto Marcheggiani. È sempre il portiere a cui mi sono sempre ispirato. Mi è sempre piaciuto come parava e come persona e come giocatore. Quindi diciamo che era lui un po' il punto di riferimento. Però poi è normale, cerchi di prendere un po' da tutti, no? Perché guardando si impara molto, quindi
quella è la cosa più importante. Raffaele, scusa. No, no, non tiro i rigori. I rigori li tirano gli attaccanti o chi sa tirare. Io, l'importante è che devo fare il mio riporto, cercare di dare una mano, una grossa mano, e sicuramente lo farò. Grazie. Niente. Antonio, andiamo. Sì. Vieni di qua.